Il viaggio da Sclero di Michele e Agostinetto si è concluso. Da Valdobbiadene ha infatti raggiunto a piedi Santa Maria di Leuca in Puglia con l'obiettivo di sensibilizzare sulla sclerosi multipla, malattia contro la quale combatte ogni giorno. Nasce come voglia di camminare a tutti gli effetti, perché un domani non sappiamo se riusciremo a farlo. Quindi lo facciamo oggi, che siamo in grado di portare avanti un cammino in tutta Italia per vedere posti e per vedere persone, come dicevo prima. In realtà poi diventa una formula di resilienza che aiuta tante persone a rialzarsi. In tanti mi seguono, è una cosa emozionante, e in tanti mi cercano di emulare quello che sto facendo, e questa è la cosa più bella. Quindi sì, è per me, ma è anche per tante altre persone. 2000 chilometri percorsi a piedi in 4 mesi. Sono 26 chilometri al giorno di media e sono tutte tappe fatte a piedi. Non c'è un autobus, non c'è un passaggio se non in casi estremi. Però è camminare, il senso di questo viaggio è proprio il cammino. Un'impresa incredibile che ha toccato anche la provincia di Arezzo. Proprio nel capoluogo lo avevamo infatti incontrato a fine maggio. Quello che voglio trasmettere è l'importanza di usare anche la nostra mente. Non è fondamentale, ma fa grandi cose. La nostra mente ci permette di rialzarci. Se noi vogliamo arrivare lì in fondo, dobbiamo comunque tirarci su in qualche modo, altrimenti non possiamo nemmeno pensare di arrivare fino a lì.